Ciao a tutti, io sono Alina dello spazio di Lilla. Oggi lavoreremo insieme questa splendida stola ai ferri. Utilizzeremo un punto traforato facilissimo e un filato molto molto leggero che è il mohair. La lavorazione è su quattro righe di lavoro, quattro ferri, e come potete vedere avremo bisogno di lavorare dei gettati e delle maglie al dritto, e poi il rovescio è lavorato con il punto al rovescio. Per lavorare la mia stola io ho utilizzato questo filato. Io non so più se questo filato è in commercio, comunque è un mistolana e mohair. Come potete vedere non è un mohair sottilissimo, infatti per 40 grammi di filo la lunghezza che sviluppa è di 135 metri. Vedete, è abbastanza spesso e alla fine con la lavorazione abbiamo questo risultato che è sempre molto leggero, con questa leggera peluria, e l'ho lavorato con dei ferri da 8 mm. Ho utilizzato due gomitoli, quindi la stola che alla fine misurerà 1,80 m circa di lunghezza per 35 di altezza, è stata lavorata soltanto con 80 grammi di filato. Per quanto riguarda il filato, voi potete usare anche il Kid Mohair, che è quello molto molto sottile. Vedete la differenza tra questo che ho usato io e il Kid Mohair, che è un filo proprio sottilissimo. E vi dico anche la differenza in base ai gomitoli. Questi sono i due gomitoli dei due diversi fili. Per esempio questo, che è in Kid Mohair, pesa 20 grammi e sviluppa 196 metri. Quindi, cioè, potete capire la differenza tra i due. Però quello che volevo dirvi è che anche questo può essere utilizzato per lavorare questa stola. Logicamente utilizzate un ferro più grande, per esempio questo consigliano il 2,5, io userei un 5. Oppure se volete potete mettere il filo doppio e lavorare con un ferro più grande, tipo questo che ho lavorato io. Vedete, già aumenta di dimensione. Questo punto può essere anche lavorato con un filato normale, in lana o in cotone, a seconda della stagione per cui volete realizzare la stola. Io oggi nel nostro campione ve lo mostro lavorato in lana, con questo filato in lana merino, utilizzando sempre i ferri da 8 mm. Allora, partiamo col dire che il punto utilizzato si lavora su un multiplo di 3 maglie più 2 maglie di vivagno. Per realizzare la mia stola io ho montato 39 maglie più 2 per il vivagno. Ora, per farvi vedere il campione, andiamo a montare 12 maglie per il punto più 2 maglie per il vivagno. Quindi io ho iniziato montando le maglie con il cable cast on, quindi l'inizio a treccina. Si monta la prima maglia, poi lavoriamo a diritto posizionando il punto che si è formato sul ferro di sinistra, e abbiamo le nostre prime due maglie. Ora, per i prossimi punti, io inserirò il ferro tra le due maglie che abbiamo già sul ferro di sinistra e lavorerò di nuovo un diritto che andrò a posizionare sul ferro di sinistra, così.
Di nuovo, ferro tra le due maglie, a diritto, estraiamo il filo e lo posizioniamo sul ferro di sinistra. Continuiamo così fino a quando non abbiamo tutte le nostre maglie. Io, come vi dicevo, adesso ne monterò un totale di 12 più 2. Ecco qua. Andiamo con il nostro primo ferro. Ora, per questa unica volta io inizierò il giro con un diritto, mentre nei prossimi ferri la prima maglia andrà tutta passata. Questo è per bloccare bene la maglia appena montata. Quindi un diritto che è una maglia di vivagno. Ora passiamo al nostro punto, al rapporto che dovremo ripetere per tutte le nostre maglie. Allora facciamo 3 maglie a diritto, quindi una, due e tre. Prendiamo la prima delle 3 maglie lavorate e la cavalliamo sulle due successive, in questo modo. Ora facciamo un gettato per tornare ad avere le 3 maglie del nostro rapporto. Ripartiamo di nuovo. 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3. Prendiamo la prima delle 3 maglie lavorate e la passiamo sulle due successive, in questo modo. Gettato e abbiamo completato il nostro rapporto. Di nuovo 1, 2, 3 diritti, prendiamo il primo e lo accavalliamo sui due successivi. Facciamo un gettato e ripartiamo. Quando arriviamo alle ultime 3 maglie di questo ferro, lavoriamo 1, 2, 3 diritti, facciamo l'accavallata sulle due maglie successive e non facciamo il gettato, mi raccomando, andiamo a lavorare a diritto alla maglia di vivagno. E questo è il nostro primo ferro. Ora voltiamo il lavoro, secondo ferro, passiamo la prima maglia senza lavorarla. Mettiamo il filo sul davanti e lavoriamo tutte le nostre maglie, compreso i gettati, a rovescio fino all'ultima maglia di vivagno. Quindi vedete, è molto semplice. Anche il gettato viene lavorato a rovescio come il resto delle maglie che abbiamo sul ferro di sinistra. Ecco qua l'ultima maglia di vivagno, la lavoriamo anch'essa a rovescio. Ora passiamo al ferro numero 3. Allora, come potete vedere, la lavorazione è alternata. Quindi, se questo è il nostro primo giro, il nostro primo ferro, primo e secondo, abbiamo il forellino. Con il terzo e il quarto ferro scambiamo i forellini, quindi dove abbiamo il punto abbiamo il forellino e viceversa, dove abbiamo il forellino sotto avremo il punto. Ora, per scambiare il punto non dobbiamo far altro che lavorare in questa maniera. Quindi ferro 3, passiamo la prima maglia senza lavorarla. Lavoriamo la maglia successiva a diritto, facciamo un gettato. Ora lavoriamo a diritto le 3 maglie successive.
Come potete vedere, adesso stiamo lavorando il punto proprio sopra la zona del gettato sottostante. Quindi facciamo 1, 2, 3 diritti. Prendiamo la prima delle tre maglie lavorata a diritto e la passiamo sulle due successive. E facciamo un gettato. Di nuovo 3 diritti. 1, 2 e 3. Passiamo la maglia sulle altre due e facciamo un gettato. Lavoriamo di nuovo 3 diritti, 1, 2 e 3. Passiamo la maglia, la prima maglia sulle altre due e facciamo un gettato. Lavoreremo in questo modo fino a completare tutte le maglie e ne rimarranno due alla fine. Ora faremo, dopo aver fatto il gettato, un diritto per completare i punti, il motivo, e un diritto per la maglia di vivagno. Quarto ferro, rovescio del lavoro. Lavoriamo come abbiamo lavorato il secondo, ossia tutto al rovescio. Passiamo la prima maglia senza lavorarla. Filo sul davanti e tutte le maglie restanti a rovescio. Ecco qua, con questo quarto ferro noi abbiamo completato sia le ripetizioni, i multipli centrali che i ferri da lavorare. Quindi i ferri sono questi quattro sempre da ripetere. Facciamo di nuovo insieme una ripetizione in verticale in modo da vedere più formato il disegno. Ripartiamo con il primo ferro, quindi una maglia passata. Vedete, qui abbiamo il forellino del gettato, quindi riprendiamo lavorando subito il motivo. Quindi 3 maglie a diritto. Accavalliamo la prima maglia sulle due successive, gettato. 3 maglie a diritto, 1, 2 e 3. Accavalliamo la maglia e facciamo un gettato. Di nuovo 3 diritti, 1, 2 e 3. Accavalliamo la maglia e facciamo un gettato. Ora ci troviamo sulle ultime tre maglie di questo ferro. Lavoriamo 1, 2, 3 diritti, accavalliamo ma non facciamo il gettato. Andiamo a lavorare direttamente a diritto la maglia di vivagno. Secondo ferro, tutto al rovescio. Passiamo la prima maglia senza lavorarla e andiamo a lavorare tutto il resto delle maglie a rovescio.
Ecco qua, passiamo a lavorare il terzo ferro, quindi prima maglia la passiamo, lavoriamo a diritto la prima maglia del motivo e facciamo un gettato. Ora 3 diritti, 1, 2 e 3. E accavalliamo un gettato, 3 diritti, 1, 2, 3, accavalliamo la prima delle 3 maglie lavorate sulle 2 successive. Gettato 3 diritti, 1, 2 e 3, accavalliamo e facciamo un gettato. Quando abbiamo lavorato tutte le nostre maglie, ci troviamo con solo 2 sul ferro di sinistra, lavoriamo a diritto la penultima maglia, che è quella che fa parte dei motivi da ripetere. E a diritto la maglia di vivagno. Lavoriamo il quarto ferro tutto al rovescio. Passiamo la prima maglia sempre senza lavorarla e facciamo tutto il resto delle maglie a rovescio. Ed ecco qua, abbiamo completato il nostro motivo. Io ho ripetuto per 2 volte i 4 ferri che compongono il rapporto e vedete che è abbastanza carino anche con il filato in lana merino un po' più grande. Io devo dire che lo preferisco di più con il mohair, però ecco, dopo sta a voi la scelta. Credo di essere stata onesta quando vi ho detto che la lavorazione è semplice. Infatti, poi una volta che partite con la lavorazione, magari fate attenzione ai primi ferri a non sbagliarvi con lo scambio dei punti. Dopodiché, lavorerete molto molto speditamente. Una volta che avete terminato di lavorare la stola della lunghezza che preferite, andiamo a chiudere la lavorazione sul retro. Quindi io vi consiglio di lavorare di nuovo un primo ferro. Dopodiché passiamo a chiudere le maglie. Allora, primo dei 4 ferri lavorato, ora voltiamo il lavoro e andiamo a chiudere le maglie. Con la chiusura classica delle maglie accavallate, lavoriamo sul rovescio del lavoro, però con le maglie a diritto. Lavoriamo a diritto la prima maglia, a diritto la seconda, accavalliamo la prima maglia lavorata sulla seconda. Di nuovo un diritto, accavalliamo. Allora, quando lavorate non tirate troppo il filo, lasciatelo abbastanza morbido. Ora ci troviamo sul gettato, lo lavoriamo a diritto e accavalliamo. E continuiamo in questo modo fino a chiudere tutte le maglie che abbiamo sul ferro. Ecco qua. Una volta chiuse tutte le maglie, possiamo tagliare il filo e cucire le codine nascondendole. Dopodiché la nostra stola sarà pronta. Ecco terminato il nostro tutorial. Io vi ringrazio per avermi seguito fin qui e come al solito vi auguro buon lavoro e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao a tutti da Lilla!